Bella bro, benvenuto in un altro video gameplay, sempre qui con Tesla Effect. Questa volta siamo finalmente andati abbastanza avanti da poterci ritrovare e poter dire di poter entrare dentro il Lama Club, il club dove c'è il lama che fuma la sigaretta. Ma comunque entriamo dentro perché già fin troppo abbiamo perso appunto tempo. Oh, che bello! Siamo andati avanti finalmente. Evidentemente questo è un club dove tutti fumano. Ecco perché il perché del... che è successo? Comunque, ecco il perché del lama con la sigaretta. È Cigarette, yummy. come se non l'avessi già notata, capito? The air outside feels thick, like I'm breathing through a pair of dirty gym socks. It's a high radiation day. Most everyone will be staying inside, but I need to hunt for some work. I always like to start the day with a traditional PI breakfast. That Questo è hits the proprio spot. perfetto. Beh, se tu inizi le tue giornate fumando, non è colpa nostra. Ma comunque, sei un genio in tutti i casi. Questo non è niente. Questo non so cosa sia. Non si può cliccare praticamente nulla. A parte qualche considerazione inutile del luogo, ve lo risparmierò. Quindi saliamo sopra, vediamo. Ah! Vai, Tez. Sì! Sì! Spostati, spostati! Oh my god! Cioè, ed è ricaduta nel punto dove lui ha il livido, giustamente. Perché, come si dice dalle nostre parti, se ti fai male da qualche parte, verrai colpito sempre in quel punto. Quindi era tutto qui? Cioè, tutto fumo e niente rosso a sto posto. Vediamo. Vai alla casa del mare, entra nella casa. E quindi devo andare per forza alla casa del mare. Peccato, speravo accadesse qualcosa qui. Vabbè, allora. Che è successo? Andiamo alla macchina. Però è stata carina la scena, dai. Casa al mare. Get in my speeder and realize I'm very wobbly and my vision's pretty fuzzy. I realize it's finally time to get this head wound checked out and some professional input on what's happened to me. And now's as good a time as any. I call a cab. Ah, I'm on my peccato. way to Altre the hotel. deviazioni. Where are you headed? North Hill Clinic. Well, I better step on it. You look like you're in pretty bad shape. Your eyes are really bloodshot. Ah. Yeah, you should see it from this side. You live around here? Yeah, I do. Live at the Ritz. I've heard there's a lot of Morlocks in that area. Morlocks? That's what they call them. Some new crazy type of mutant. Really? Yeah, I've heard rumors that they're attacking people. On Chandler Avenue? Just rumors. But you never know. Things could get worse. Ma Sorry. Sorry, bud. Just wanted to let you know I was packing heat up here. Didn't mean to freak you out. cos'era Well, that's all quell'urlo right. da Since the last time femminuccia? I got a ride from someone, they shot me, so I'm a little jumpy. It's a nice gun, by the way. I used to have one just like it. I've had this for a long time. Some idiot threw it out his window. Head wound is painful for sure. Maybe this Dr. Donahue Che can sort one of that out. cretino!
Ma tu non stavi male? Ecco, lo sapevo, ha fatto danno. Succedeva. Non immaginavo cosa doveva fare. Taylor warned me you might be a problem patient. Bella sgridata. Magia nera non la vorrei usare perché è troppo razzista in questo caso. No. Un sogno che si avvera. Over the past few months I've been having these really vivid dreams. I mean they're so real I can't even tell I'm dreaming till I wake up. What's happening right now kind of feels like that. Do you want to know if you're dreaming right now? Sì. Yep, you're awake. So tell me what happened. Well, I woke up a few hours ago with this goose egg on my head and an injection mark on my arm. I've got no idea how I got them. Non l'hai più il boccio. I have no idea about anything over the past 7 years. You took a pretty good shot to the head. Enough to knock you out. Maybe cause some short-term memory loss, but... Ma non per 7 anni. Let's see that mark on your arm. I think we'll need to draw some blood. Form accurate. Dislessia. Well, I think I said I exercise regularly and smoke sparingly. I might have gotten those two reversed. Well, I'm guessing your bloodstream's full of cholesterol and toxins, but I'm sure we'll find something else there too. Have you ever had an implant? Sì, ma i sottotitoli. Comunque, si spieghi almeno. I just want my figure to be in proportion. Well, that injection mark concerns me, but I don't want to speculate. I would really like to keep you overnight for observation. Per forza. Mind waiting around until we figure this out? Ha una condizione. Sure. If we can get it done in 5 minutes. While we're waiting, though, could I ask you a few questions? Va bene. Lui? I believe he runs a diner over on Telegraph Hill. Mi sa che non sa proprio tanto. Taylor. I don't think you could do much better. And yes, I mean that the way it sounded. That's. Let's just keep this professional, shall we? Okay. Calmati però. I've dealt with many cases of amnesia, but nothing exactly like this. Va bene. After leaving North Hill, I get a cab ride back to my office. After a while, I'm feeling a little better, so I hop in my speeder and head out to the address of the mystery woman. I hope can give me info on Mason Bowers. Tutto questo è ancora notte. Nice, this is more like it. Fun fact, this is a former vacation home for 3 James Bond villains. Tre cattivi. Che idiota. Dai, andiamo. Vediamo. Anzi, no, non lo vediamo ora. Entriamo al prossimo episodio, quindi... Ci salutiamo qui, con questa bella vista notturna del mare, fatta in 3D ovviamente. Quindi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti. Ci vediamo ovviamente sempre con Tesla Effect, quindi ciao. Hey, ciao! Se non l'hai ancora fatto, potresti mettere mi piace al video, oppure commentare per dare qualche consiglio, o condividerlo per farlo vedere ai tuoi amici, o se non l'hai ancora fatto, iscriverti al canale. Grazie mille in ogni caso, ciao!